Ancora chiuse le piscine alle gemelle di Lanciano, la passione si fa forza raddoppiando le energie e bypassando i problemi logistici. Si emigra insomma altrove con le società di nuoto che continuano negli allenamenti e nella preparazione di giovani atleti. Riflettori puntati su Maiella Nuoto di Guardia Grele, specializzata nel nuoto per salvamento, disciplina sportiva appartenente alle specialità acquatiche patrocinate dalla FIN. Questa specialità comprende più gare, alcune in piscina, altre al mare. Maiella Nuoto si è affacciata a questa disciplina che diventerà sport olimpico nel 2024 quest'anno, ottenendo risultati di prestigio a livello regionale e nazionale, allenandosi per le prove in piscina a Fossa Cesia presso il centro Trivex e per le prove al mare al Saraceni di Ortona. Da menzionare la medaglia d'argento di Serena Nicolucci nella prova trasporto manichino ai campionati italiani invernali di Riccione e nella stessa manifestazione la medaglia d'argento nella staffetta di Serena Carafa, Sara Martelli, Paola Presenza. Negli ultimi campionati italiani in acque libere altri ottimi risultati sono stati ottenuti dal gruppo. L'oro e il titolo italiano nella prova Beach Flags di Serena Nicolucci insieme al bronzo nella prova Ocean Woman e ancora medaglia d'argento per Federico Luna e ancora Emanuela Annecchini, Vittoria Carafa, Anna Pierluigi rispettivamente con una medaglia d'argento e le altre di bronzo. Il presidente di Maiella Nuoto, Francesco Capone. La nostra società ha 22 anni di attività alle spalle, siamo su tutta la, diciamo, su tutta la regione, ma soprattutto sulla provincia. Prima operavamo alla piscina Le Gemelle, ci siamo spostati con grande successo qui al centro Trivex da Andrea Trivilino che ci ha ospitati e abbiamo messo su una compagine veramente molto forte, agonisticamente ha dato subito i suoi successi, insomma, vincendo poi il campionato italiano, vincendo prove dei campionati regionali con il nostro coach Antonio Rinaldo. Ecco, quindi le traversie negative delle gemelle non hanno ostacolato il vostro percorso, il vostro lavoro? No, noi siamo votati all'agonismo, il tempo di rimetterci un attimo in piedi, risistemarci, trovare ospitalità, ti ripeto, in questo grande impianto e abbiamo ricominciato subito a lavorare e a mietere successi come sempre.